Ci avevano detto che eravamo la sinistra lamentosa, la sinistra rancorosa, la sinistra vendicativa addirittura ci avevano definito, perché il quadro era quello delineato dagli schieramenti principali, più a un certo punto questo inaspettato ciclone del Movimento 5 Stelle. Basta, è finita. Chiudete le porte, chiudete le finestre, non c'è spazio più per nessuno. Beh, stiamo dimostrando che non è così, che c'è ancora un desiderio di sinistra. Questo paese, questa città ha bisogno della sinistra. Noi abbiamo tanti limiti, ha ragione Valentino, siamo un po' approssimativi, ma abbiamo fatto una coalizione con cui ci presentiamo a queste elezioni, che è una coalizione che è riuscita non solo a stare insieme, non soltanto a trovare un programma comune, ma già a delineare un possibile futuro di questa sinistra. Siamo tutti in un grande ripensamento, in una riflessione, e è vero, non sappiamo ancora bene come delineare il nostro futuro e soprattutto quale sarà la forma della politica della sinistra italiana. Ma qui tra noi, qui a Roma, beh, c'è un embrione, c'è una cosa che già funziona. Noi andremo in Campidoglio, vogliamo ottenere un risultato e siamo anche fiduciosi, ma noi abbiamo già vinto, abbiamo già vinto. Perché abbiamo dimostrato che c'è una possibilità di aspirare a una, insomma, a un modo nuovo, non soltanto, insisto, di stare insieme, ma anche di tratteggiare un discorso pubblico della sinistra, che qui a Roma si declina nelle nostre proposte. Noi abbiamo tante proposte che quando riusciamo a trasmetterle anche alle persone, quando riusciamo a superare questa censura di questi cortigiani che gestiscono l'informazione in questo paese, c'aveva ragione Machiavelli, gli intellettuali quando arrivano certi momenti diventano cortigiani, è quello che sta succedendo. Ebbene, quando riusciamo a superare questo diaframma che ci hanno messo intorno, questo recinto, e parliamo con le persone capiscono le cose che noi vogliamo dire, perché sono il frutto non soltanto di una critica che negli anni abbiamo fatto tutti quanti, chi più chi meno, nelle diverse postazioni, chi dai movimenti, chi dai partiti, chi dalle associazioni, chi in alcuni casi, per esempio nel mio caso, anche dentro le istituzioni, quella critica alla città che non funziona, alla città che dovrebbe andare in un'altra direzione, alla città che dovrebbe essere rilanciata finalmente. Ma oltre alla critica, noi siamo nelle condizioni di poterla governare questa città. Noi abbiamo le capacità, l'intelligenza per farlo. Abbiamo l'esperienza. E poi abbiamo una cosa in più, perdonatemi, capisco che rischio di apparire presuntuoso. Beh, noi abbiamo anche il sentimento. Noi abbiamo quella cosa che è più forte della ragione, che la ragione è necessaria perché ha bisogno di comprimere, di organizzare, di fare analisi, sintesi, però quando c'è il sentimento questa roba passa come un vento e non la ferma nessuno, e noi ce l'abbiamo questo sentimento. Beh, insomma, guardiamoci in faccia e ci diamo una risposta. Ce l'abbiamo, sì. Siamo cresciuti in una situazione che all'inizio ogni tanto qualcuno lo ricorda, qualche piazza così un po' rada, però tanta passione, anche un po' di coraggio, un po' di avventatezza, qualche spericolata proiezione, previsione, eccetera, eccetera. E il fatto che sia cresciuta questa coalizione, queste tre liste, dimostra che non soltanto c'è una domanda a cui noi dobbiamo dare una risposta, e per fortuna non lo stiamo facendo da solo, lo sapete,
in quasi tutte le città, le più importanti che andranno al voto domenica, ci sono delle coalizioni, delle liste che sono analoghe alle nostre. Pensate, quelle sono nate per conto loro, in maniera spontanea, nessuno ha coordinato nulla. Sono il sintomo di questo bisogno e di questa domanda di sinistra. E allora adesso ci abbiamo anche una responsabilità. Ci abbiamo una responsabilità, perché non soltanto tutti quanti dicono: ma che finiamo qui stasera? No, dobbiamo andare avanti, noi stanchi, morti, eppure. Ma perché cominciamo a diventare un modello, con tutti i limiti, insisto, ma un modello di come si può immaginare una prospettiva nuova. Certo è delicato, certo è delicato, perché noi siamo stati insieme tutte queste settimane perché avevamo uno scopo, che era quello di andare in Campidoglio, possibilmente anche di andare al ballottaggio. Sarà difficile, ma questa speranza non toglieteci, almeno non toglietecela stasera. E però poi dovremo avere la stessa leggerezza, lo stesso rispetto che abbiamo avuto tra di noi, per irrobustirla questa creatura, per farla crescere, per dargli più slancio, per dargli respiro. Tu sei in grado, Sandro! Ma io da solo non basto, io sto qui e non c'è problema, ma non basta. La dobbiamo fare insieme questa cosa. La dobbiamo fare insieme questa cosa. Insieme! Così come abbiamo fatto fino adesso. Anche perché io lo dicevo ieri, che questo concerto era un po' stordito, mi rendo conto, è che la cosa che abbiamo, insomma, creato, che abbiamo messo insieme, in realtà quella già c'era, perché questa città così ingrigita, così appesantita tra queste macerie che ci lascia Gianni Alemanno, è la città migliore, era quella che poi ha accettato di contribuire e di essere partecipe di questo progetto. Quello che voglio dire è che una città migliore, una città più democratica, una città in cui gli uomini e le donne possono non solo stare meglio, ma anche avere una speranza, una speranza anche nella loro condizione materiale. Bene, questa Roma c'era già, poi è successa una chimica strana, un'alchimia, una roba incantata che ha fatto sì che ci si ritrovasse tutti insieme. Ma non ci siamo inventati niente, ed è questa Roma che noi vorremmo trasmettere a tutto il resto della città, questo modello che c'è negli spazi occupati, questo modello che c'è nelle case occupate, questo modello che c'è nelle strade, nei quartieri, tra le persone che lottano, nelle vertenze sindacali, nei centri antiviolenza, nella cooperazione, in queste forme di welfare autogestito così straordinariamente efficaci. Cioè, noi siamo diventati un modello che ormai ci studiano sopra, fanno le ricerche, pensate un po'. Ecco, tutta Roma deve essere così, e noi abbiamo la forza per poterla portare non soltanto in Campidoglio, ma anche oltre. Io sento buone vibrazioni, ve la dico così, che è anche la citazione di una canzone bella, certo un po' antica. Tra l'altro sono venuti l'anno scorso a fare un concerto, erano un po' sfiatati, devo dire, ma sempre belli compatti, e sento buone vibrazioni. Io penso che ce la facciamo, io penso che questa nostra impresa è un successo, è già un successo, sarà un successo ancora di più, anche perché abbiamo capito una cosa. Come diceva il Galileo di Bertolt Brecht, diceva: guardate, non basta avere ragione, non basta avere ragione, e noi ce n'abbiamo tanta di ragione, ma è necessario, qui scusate, ci sono due congiuntivi uno dietro l'altro che sono un po' faticosi,
L'importante, diceva Galileo, è che quelli che ci hanno ragione si organizzino e si battano, ed è quello che abbiamo fatto noi e che non abbiamo nessuna intenzione di smettere. Grazie a tutti.